Ciao amici del Centro Verde, oggi vi parliamo di un sanificatore ad ozono, l'MM Biozono di MM Spray. La sanificazione ad ozono esiste da molto tempo, ma questa tecnica ha preso il sopravvento con l'arrivo dell'ormai conosciutissimo Covid. Vediamo cos'è e come funziona la sanificazione ad ozono. L'ozono è un gas formato da tre atomi di ossigeno e porta con sé due capacità fondamentali, quella ossidante e quella disinfettante. Il suo peso è 12 volte superiore a quello dell'aria. Grazie a questa sua caratteristica riesce a penetrare più in profondità, ma senza danneggiare superfici e tessuti. Quando si parla di sanificazione, si intende un'igienizzazione contro i cattivi odori, i batteri, le muffe e i parassiti. L'ozono ha il potere di eliminare tutto questo. L'ozono cosa fa? Va a rigenerare l'aria che respiriamo, eliminando tutto quello che è portatore di batteri e virus. Quindi molto indicato per combattere le fastidiose allergie e le infezioni. Non sono un chimico, ma cerco di spiegare cosa accade quindi quando si va ad azionare una macchina d'ozono. L'ozono entra in contatto con la materia organica e inizia un processo di ossidazione. In questo modo tutti i microorganismi vengono uccisi. Grazie al suo peso elevato, riesce ad essere efficace anche nei punti più difficili da raggiungere. Una pulizia, anche molto accurata, non potrà mai essere paragonata alla tecnica della sanificazione ad ozono. Cosa otteniamo quindi usando questa tecnica? Sicuramente un ambiente pulito e privo di batteri. Questo farà sì che si abbassi la percentuale di rischio di contrarre patologie respiratorie anche gravi, come ad esempio il Covid. Sicuramente è anche molto indicato per il trattamento in ambienti dove è presente un soggetto con allergie. Tutto questo senza inquinare, perché sì, l'ozono è un trattamento naturale. Il trattamento ad ozono viene applicato in tutti gli ambiti. Dagli ambienti casalinghi a quelli scolastici, sanitari, ospedalieri, nei bar, nei ristoranti, uffici pubblici e privati, e potrei andare avanti ad elencare molte altre attività. Pensate che viene utilizzato anche nell'automotive per la pulizia delle auto. Il trattamento d'ozono viene utilizzato anche molto nelle sartorie, nelle lavanderie e nelle tintorie. Tutto questo viene fatto senza dover impiegare tempo e sforzo fisico. Ora vi mostro come funziona e vi presento questa macchina per la sanificazione ad ozono. Eccola qui, la MM Biozono di MM Spray. Un oggetto semplicissimo da utilizzare, ma facendo attenzione ad alcuni accorgimenti. Sulla macchina in sé non abbiamo molto da dire, si tratta di un semplice sanificatore ad ozono, trasportabile, quindi molto comodo per poterlo muovere da una stanza ad un'altra. Qui nella parte superiore troviamo tutti i comandi, l'interruttore di accensione, due fusibili, uno per le linee 230 V e uno per le linee 12 V. Questo qui in fondo, invece, serve a regolare il tempo di trattamento. Vediamo come funziona. Facciamo un esempio pratico. Prendiamo la sua tabella come riferimento. Supponiamo di dover sanificare un piccolo ufficio di 50 metri cubi. In questo caso la tabella ci dice che dobbiamo effettuare un trattamento di 11 minuti. Quello che dovremo fare è munirci di un piccolo cacciavite a stella per agire su queste due viti. Quella di destra servirà a selezionare l'unità di tempo, quindi ore e minuti. La seconda, invece, quella di sinistra, andrà
a cambiare la numerazione per la regolazione del tempo. Dovremmo spostare il selettore dell'unità di tempo su minuti, così, e regolare successivamente la seconda vite fino a che non comparirà un valore vicino all'11. In questo modo. Qui abbiamo il 10, quindi l'11 sarà tra l'11 e il 12. Ora basterà girare il quadrante in questo modo per portare la lancetta sul numero desiderato, in questo caso 11. Ora siamo pronti per avviare il ciclo di sanificazione. Ci basterà premere il pulsante Start ed il gioco è fatto. Cosa importantissima, e qui dobbiamo veramente prestare attenzione. Prima del trattamento, chiudere tutte le finestre e porte, e una volta avviato il trattamento dovremo allontanarci dal luogo trattato. Non dobbiamo in nessun modo venire a contatto con l'ozono, è potenzialmente pericoloso. Anche una volta finito il tempo di trattamento, bisogna osservare alcune precauzioni. Una nello specifico: non dobbiamo sostare per 2 ore all'interno della zona sanificata. Mi raccomando, questo è davvero molto importante. L'ozono è altamente irritante e può essere letale se esposti a grandi concentrazioni. Una volta passate le 2 ore, potete entrare e areggiare l'ambiente. Una macchina semplice nella sua forma e nel suo utilizzo, ma davvero efficace contro cattivi odori, ma soprattutto per eliminare definitivamente batteri, muffe e parassiti. Insomma, per una vita più sana e sicura dovremo tutti utilizzare un sanificatore ad ozono, soprattutto nei luoghi molto affollati. Per maggiori informazioni cliccate sul link in descrizione. Seguiteci sui nostri canali social, Facebook ed Instagram. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanella per non perdere i nostri prossimi video. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Ciao dal Centro Verde, al prossimo video!